Gli incendi di una chiesa cattolica nella diocesi di Manfe e il rapimento di 8 persone riporta nel caos le regioni più occidentali della Repubblica del Camerun. Queste due regioni, quelle che vengono chiamate come Camerun britannico, sono anglofone e hanno una storia diversa dal resto del paese. Qui nel 2017 si è creato un movimento indipendentista che ha creato la Repubblica di Ambazonia o Ambaland e ha cercato con la forza e la violenza di staccarsi dal governo centrale di Yaoundé. Entrambe le parti in campo, sia il governo regolare del presidente Paul Biya che gli indipendentisti, sono stati accusati da Human Rights di aver violato i diritti della popolazione. Scontri continui, soltanto una settimana fa è stato assaltato un pullman di civili, mentre a giugno è stato dato fuoco a un ospedale gestito da Medici Senza Frontiere. Una situazione davvero esplosiva in una regione al confine con la Nigeria, uno stato molto instabile che potrebbe creare destabilizzazione in una zona delicatissima dell'Africa.